12 agosto 2012 la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Londra. L'approdo ai Giochi Olimpici era un sogno da proprio letteralmente di bambino. Un'immagine che ha fatto il giro del mondo di quella giornata, che è quella in cui la mia squadra sul podio olimpico decise di portare la maglia di Vigor Bovalent, che era scomparso pochi mesi prima. Quella fotografia è una cosa che ancora mi mette ai brividi. Lui si chiama Mauro Berruto, di professione allenatore di pallavolo. Dopo aver lavorato in Italia, Finlandia e Grecia, oggi allena la nazionale italiana di tiro con l'arco. Una curiosità naturale sin dall'università. Cosa se ne fa un allenatore di pallavolo di una laurea in filosofia con una tesi in antropologia culturale in Madagascar? Questa è una bellissima domanda alla quale anche mia mamma fa ancora fatica a trovare una risposta, credo. Mi è servita poi nella mia professione. È incredibile come poi tu, andando a studiare delle etnie, dei rituali apparentemente così lontani, in realtà stai guardando dentro a te stesso. Che cosa rappresenta per te la parola desiderio? E io credo sinceramente che allenare, che il gesto dell'allenare, altro non sia che allenare al desiderio di. Quando si vuole ottenere un risultato, una performance di eccellenza, credo che ci sia una componente naturalmente legata alla capacità tecnica che tu hai, però ci sia una componente enormemente più importante proprio legata a quello che io chiamo il desiderio di. Quello è il motore fondamentale, quello è il presupposto. C'è molto a che fare con proprio tutta la propria vita, quelle che sono state le tue esperienze di ragazzo, quanto ti hanno insegnato a essere curioso, quanto hai viaggiato, quanto ti sei lasciato appunto contaminare dalle cose che hai incontrato nella tua carriera. Viviamo un contesto e un momento storico in cui ci ripetono quotidianamente che tutto quello che è diverso da noi è un pericolo, è una minaccia, dobbiamo porci difendendo una identità nostra, eccetera, eccetera. La diversità è sempre una ricchezza. La capacità di avere a che fare con qualche cosa che è diverso da noi è sempre arricchente. Il Papa definisce l'umiliazione benedetta. Che cosa ne pensi? Beh, forse la capacità di saper riconoscere i propri limiti. Nel mondo dello sport ha un nome ancora più semplice, che è la sconfitta. Spesso le sconfitte sono benedette, perché quando uno vince, molto più difficilmente fa una serie di riflessioni su quello che è successo. Quando perde, deve farlo e lo fa in maniera molto più dettagliata. Penso al mio lavoro con la Finlandia. Il punto di arrivo è stato un quarto posto all'Europeo del 2007 con 3.000 tifosi finlandesi che dalla Finlandia erano venuti a vedere la squadra a Mosca dove si giocava. Ecco, noi perdemmo una semifinale contro la Spagna che poi vinse quell'Europeo. Ecco, quello è stato un momento cruciale che nonostante quella sconfitta ha proprio cambiato un modo di intendere quello sport in quel paese. I comandamenti segnano un confine tra un desiderio negativo e uno positivo. Quali sono nello sport questi due tipi di desideri? Ma certamente il desiderio positivo è la tensione verso la realizzazione della tua performance. C'è certamente un desiderio espresso in maniera negativa. L'esempio lampante che mi viene in mente è quello del doping. Comportamenti devianti che vogliono trasformare immediatamente il desiderio in realtà. Invece serve un tempo, serve un viaggio all'interno del proprio percorso, della propria carriera, perché il desiderio possa eventualmente raggiungere il suo compimento. Quali sono per te le qualità di un buon allenatore? È la capacità di riconoscere nelle persone che hai intorno, che ti sono affidate, una loro pulsione, un loro desiderio, un loro sogno, un loro talento, e di saper tirare fuori quel talento, di incendiarlo se vogliamo. In questo gesto può capitare in una palestra, può capitare in un ufficio, in una scuola, in un oratorio, in famiglia. Ed è un gesto che però è forse il più bello del mondo, perché ti mette poi intorno delle persone che tu hai aiutato a diventare migliori o a realizzare dei propri sogni.